Il laboratorio Etica ed Estetica, parte integrante del progetto Riabilitare in Carcere, è stato presentato e raccontato stamani, fra gli altri, dagli operatori della cooperativa sociale La Collina, che ne ha seguito le fasi. Si tratta in sostanza della riqualificazione di alcuni spazi interni alla struttura carceraria, realizzata con la partecipazione di alcuni detenuti. Il detenuto, prima di essere detenuto, è una persona che ha dei bisogni, ha ovviamente dei diritti e dei doveri, e un'attività di questo tipo aiuta veramente tanto, sia sul lato finanziario, perché appunto sono borse lavoro, sia sull'aspetto morale e psicologico delle persone. L'iniziativa si inserisce nella stretta collaborazione fra la casa circondariale e il Dipartimento di Salute Mentale, volta a garantire attività di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico durante il periodo detentivo. E infatti, nel corso della presentazione dell'intervento, molto si è insistito su questo aspetto del progetto, un progetto che va da sé non si conclude oggi. In tal senso ci sono già alcune idee che potrebbero essere valutate. Il progetto ha definito uno spazio laboratoriale dove poter proseguire lo sviluppo di idee e di progetti. Ci stiamo dirigendo verso la progettazione di oggetti funzionali sia per i bisogni dei detenuti all'interno del carcere e sia all'esterno, vendibili all'esterno, in tal modo creando un'economia circolare per i detenuti stessi.